Considerato uno dei latitanti più pericolosi in circolazione, Raffaele Imperiale, 47 anni, è stato arrestato a Dubai, negli Emirati Arabi, il 4 agosto, ma la notizia della sua cattura è stata diffusa solo oggi con l'avvio della procedura d'estradizione. Nato a Castellammare di Stabia, Imperiale è conosciuto come Lello di Ponte Persica, la frazione della sua città dove ha iniziato a costruire la rete di trafficanti internazionali di droga, soprattutto cocaina, e di riciclaggio di denaro. Il suo arresto è frutto della collaborazione fra GICO della Guardia di Finanza, squadra mobile di Napoli, con il supporto di Interpol ed Europol e indagini coordinate dalla Procura partenopea. Negli ultimi tempi la sua organizzazione aveva subito duri colpi, tra questi un maxi sequestro di oltre 1.000 chilogrammi di cocaina a Parigi nel 2013 e il caso clamoroso dei due dipinti di Van Gogh di valore inestimabile acquistati sul mercato nero dopo essere stati rubati ad Amsterdam, in Olanda. Per il ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese, l'arresto di Imperiale dimostra la capacità delle nostre forze di polizia di contrastare fenomeni criminali anche di carattere transnazionale.